La carriera di un libertino di Igor Stravinsky, ossia come vendere l'anima al diavolo e ovviamente essere infelici, anche se all'inizio non sembra. Grazie. Fatemi questo levare battere, mezzo forte e fortissimo, mezzo e poi subito mezzo forte, già dalla seconda. Quindi uccia, via. Ok? Il maestro Noseda sta rilasciando un'intervista prima della prima e noi ne rubiamo qualche frammento. È come se l'opera fosse un'opera del Settecento, però vista con un negativo fotografico. E quindi tutto quello che di là viene utilizzato in un modo, qui viene utilizzato al contrario. E questa è anche la cifra e la firma stravinskiana. In scena un nuovo allestimento firmato David McVicker. Protagonisti Daniel Denis, Leonardo Capalbo e Bos Corus. Ma voi vendereste l'anima al diavolo? Già fatto. Vabbè, l'hai già fatto, tu? Ma la tentazione a volte, ma... E cosa daresti in cambio? Ma... non si dicono non certe si cose. Dicono, non si... Ma cosa vorresti soprattutto? Ma star bene, essere felici. Tutti quanti, tutti no? Quanti. Non c'è bisogno del diavolo, grazie. No, infatti. Ciao Paola. Ciao. La morale di Stravinsky è questa. V'accorgerete prima o poi che gli uomini, siano buoni o siano cattivi, sono pazzi tutti quanti. E quel che fanno o dicono è teatro. A presto, Paola Giunti, Torino, Teatro Regio.